Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono le 9 del mattino, sono in piedi già da un'oretta, ho corretto tutti i compiti, ho fatto un sacco di cose, ho fatto qualche fatturina, eccetera, eccetera, eccetera. Si prospetta una giornata lunghissima perché ne ho fino alle 23:30 di stasera più l'autostrada per rientrare. Sono già stanco. Buon venerdì a tutti! Anche se questo video uscirà di giovedì, ovviamente io sto registrando venerdì 27 maggio. Ok, oggi entra in scena la rubrica del tipo rispondo e faccio dei piccoli esercizi rispondendo a delle richieste che mi avete fatto in giro per i commenti del canale. Non mi ricordo assolutamente chi ha fatto questa richiesta, forse credo il buon Teo. Ciao buon Teo. Ma cosa facciamo oggi? Andiamo a creare come da titolo un menu ad apertura laterale. Pipu pipu col bottoncino che quando clicco ciu 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 si apre il menu. Ok, però prima di tutto iscrivetevi al canale, aiutatemi a far crescere la community. Madonna, sono stufo di questa roba, ragazzi. Iscrivetevi. Ok, sigla. Benissimo, allora mi sono preparato la mia bella cartellina di partenza starter, ok? Con tutte le solite robettine. Mi sono preso jQuery per fare l'apertura del menu perché io di scrivere JavaScript non ne ho mezza, non ho voglia. Sì, lo so che bastano due righe JavaScript, ma non sono bravo con JavaScript. Me lo concedete che in un linguaggio non sono tanto bravo? Ok, collegamento al foglio di stile. Nel foglio di stile. Senti che voce che ho, Cristo, stamattina. Basta, sono stanco, voglio andare in vacanza. Nel foglio di stile, box sizing, margin 0, padding 0, border box, un colore di background, font family, il mio solito bellissimo superlativo Montserrat. Andiamo di codice, non perdiamo tempo in questa cosa. Allora, la prima cosa che andrei a fare è il menu, però ovviamente no, non sto a disegnare il menu, ok? Vi faccio vedere solo il pezzo che dovrebbe contenere il menu, che così ci metti a meno. Voglio dire, a parte che potremmo anche farlo, sì, effettivamente un menu spartanino, dai. Allora, andiamo a crearci un bel nav, vediamo come la posso gestire. Un bel nav e all'interno del bel nav andiamo ad inserire una UL con le voci di menu. Non sto qua a fare i link come al solito. Quindi facciamo il classico home e poi facciamo about. Sono bravo a scrivere oggi. Mamma mia, dove cazzo vai? Oggi, ragazzi, ce la posso fare. About blog e contact. Ok, e abbiamo creato questa situazione, nav marcatore di blocco, la lista elenco anche le voci della lista pure, quindi andiamo. Madonna, che flashone che mi tira la cosa bianca qua. Sono estremamente lamentoso, ragazzi, oggi sembra che c'ho il ciclo, cazzo. Allora, molto bene, andiamo a sistemare questo qua velocemente e lo andiamo a piazzare nel metodo più utile alla causa. Quindi il nostro bel nav lo mettiamo al width 100%. E poi facciamo una cosa che non prenderebbe mai se fosse cioè per come è fatto, ok? L'altezza al 100% che viene presa solamente se adesso lo metto in position. Lo mettiamo in position fixed, ok? Gli diciamo di essere top 0, left 0, ok? E lo coloriamo di nero, facciamo nero, ok? Cazzo pare che sono di dove? Beh, non lo so, zona Bassano, nero. E quindi poi che cacchio devo fare? Mettiamo uno Z index. Ok, oggi uso numeri porno, ok. Z index 69 lo mettiamo. Mettiamo 69, quindi poi l'altro, il bar garbato lo mettiamo a 90. Top di gamma oggi. Allora, cos'è che succede? Succede che esce questo qua che mi riempie tutto lo spazio disponibile. È corretto? Ma certo che sì, ovviamente. Andiamo adesso a sistemare un attimino il discorso della UL, quindi nav UL. Lì togliamo i pimperi imperi della lista, quindi cazzo sono i pimperi imperi. Lista è none, ok, e poi andiamo a definire velocemente nav li andiamo a definire dove stanno. Facciamo font size, font size, facciamo che ne so 30 pixel, facciamo un menu gigante, ok, gli diamo il colore di colore fff. Poi possiamo dare un po' di padding, intanto è dentro, diamo un padding di 60 pixel, ciappa. No, questo ho scritto 60 pixel. Sì, stiamo facendo il menu più spartano e inutile della storia, ragazzi. Eccolo qua, perfetto, ciao, fuori i coglioni. E ho risolto il problema. Molto bene, allora questo 69 l'abbiamo messo. Adesso andiamo a creare il bar garbato. Ok, quindi dove cazzo lo mettiamo? Possiamo metterlo anche qua su. Allora, facciamo un div che chiamerò navbar. Ok, dentro navbar faccio gli span.icon bar. Poi chissà perché mi ostino a fare gli span e chiamarli così, cazzo, potrei fare direttamente dei div. Ok, e salviamo. Molto bene. Allora, intanto prendiamo, beh, torno su per
continuità, quindi prendiamo appunto un navbar e gli diciamo che navbar deve essere, cosa gli faccio? Un po' di padding, facciamo 10 pixel sui quattro lati di padding, gli diamo un colore che così si vede intanto anche cosa stiamo facendo, un colore improbabile che poi andiamo a togliere ovviamente, e poi navbar deve essere in position fixed a sua volta. E questa volta lo andiamo a mettere in top, facciamo che ne so 30 pixel, e right facciamo 30 pixel. Non so perché quando registro con direttamente da Filmora, cazzo, mi parte la ventola, che è una roba meravigliosa. Ragazzi, fatemi sapere se la ventola dà fastidio, perché sennò io torno alla vecchia modalità. Allora, questo lo mettiamo a 90 e ricomincio a registrare con QuickTime, che non c'è un cazzo. Ok, questo lo mettiamo a 90, abbiamo fatto. Punto span, span, ciao, punto icon bar, creiamo le iconcine, ho scritto giusto, icon bar, sì, ok, width facciamo 22 pixel, height facciamo 3 pixel, tipo, madonna, sono buono a scrivere oggi, ok, e background facciamo le bianche, se no si vede la mazza, e poi andiamo a fare un margin bottom di 4 pixel, ok, che così le vediamo un attimo, tic tic, dove stanno? Eccole qua! Ma mi piace, ah, cazzo, come mai essere un cazzo? Perché, giusto, sai com'è, le icon bar sono degli span, quindi, giusto detto prima, display block, eccole qui, va, che carine! Ok, ci mettiamo anche il cursor, che così, cursor pointer lo mettiamo qua, ok, sono uscite le nostre icon bar, yes, cioè il cursor, yes, andiamo adesso a togliere il colore di background 39F, fuori dalle balle, bene, adesso dobbiamo solamente scrivere del codice per farlo sparire e del codice per farlo riapparire. Allora, come si fa? Vediamo un po', tic! Beh, intanto partiamo dal CSS, ok? Allora, questo qua, che è in position, avete detto top 0, left 0, ok? Lo dobbiamo traslare, quindi gli diciamo intanto transition, gli diciamo in quanto farlo, punto 3S. E poi facciamo un transform, translate asse X, ok? Che lo va a mettere a 6x a meno 100%, meno 100%, quindi dovrebbe andare a spostarsi di là. Ok, adesso è qui, no? Immaginate che sia qui, ma è tutto fuori dall'altra parte, ok? Quindi cos'è che dobbiamo fare noi? Dobbiamo applicare una classe, ok? Questa classe che possiamo chiamare, fammi vedere, fra le liste delle classi, wide, la chiamiamo wide, come faccio nei temi, wide. Ok, andiamo a definire e gli diciamo che deve fare un transform, translate x a 0, se non ricordo male, sì, 0 dovrebbe essere, ok? Però mi sovviene il dubbio che adesso se faccio jQuery mi viene comunque fuori una classe di merda, quindi qua faccio un class nav lo stesso a cui aggiungerò la classe wide. Ok, perché altrimenti mi viene fuori la scritta comunque class, con l'add class, remove class che faccio adesso, mi viene fuori la scritta e non me garba, mi viene fuori la scritta l'attributo, mi viene fuori ma vuoto. Ok, adesso fatto questo simpaticissimo passaggio, mi vado a fare due righe di JavaScript, ok, allora, di JavaScript, vado a fare due righe di jQuery, quindi metto lo script qui, ok, molto bene, e adesso andiamo a inizializzare il documento, quindi dollaro, document, che non si scrive così, dollaro document.read. Function, ok, ticciuccio, aperta, chiusa graffa, vado di qua, ok, allora gli dico dollaro, pim pum pam, qua devo cliccare sul navbar, quindi quando clicco punto navbar, ok, punto click, ok, function, ok, aperta, chiusa graffa, chiusa tonda, qua mi mancano due punti e virgola, se non ricordo male, ok, benissimo, quindi alla classe dollaro, come l'ho chiamata, alla classe nav, appunto nav, che è la nav, classe nav, ok, e toggle class, gli aggiungo la classe tutut, wide, qua scrivo solamente wide senza il punto perché giustamente è un toggle class, quindi aggiunge la classe. Vediamo se ho fatto tutto giusto, potrebbe anche essere che ho fatto giusto,
ah che cazzo, però non mi si vede questo qua perché ho lo sfondo, ah che rottura di coglioni, non mi si vede quello, maledizione, aspetta un attimo, è brutto però, vabbè, ma dai, lo facciamo, se soltanto su un esercizio, non abbiamo pensato la grafica, dai, va bene, mettiamo il background color e lo facciamo 000 anche questo, che brutto però, mi piace, brutto esercizio creativo. Ok, va bene, adesso se clicco, avete visto? Cazzo come è andato via sparato, tutto qua ragazzi, né più né meno, esercizio super cazzatina, però insomma è una cosa che vi può sempre servire. Ovviamente è inutile dirvi che se volete il menu che vada dall'altra parte, lo buttate dall'altra parte, fate il right invece che left e fate l'operazione al contrario. A me piace di solito farlo così, che si apre di qua. Tac tac tac, fantastico, vedete, questo qui sta sopra perché è a 90, questo qui sta sotto perché è a 69, quindi non fa una piega. Mamma che giornata di merda che c'ho. Ok, ragazzi, con questa cazzatina qua, che spero vi sia molto utile, è tutto anche per oggi. Noi ci vediamo alla prossima, come sempre, see you next time, ciao!